Uomini e donne, Angela Nasti ha fatto la sua scelta, ecco cosa è successo in studio. Mercoledì 29 maggio 2019 va in onda la scelta di Angela Nasti. Oggi pomeriggio alle 14:45, eccezionalmente in diretta su Canale 5 andrà in onda Uomini e donne, la trasmissione di successo ideata e condotta da Maria De Filippi. In occasione delle scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti la conduttrice pavese ha deciso di rivoluzionare tutto mandando le scelte finali in live. Stando a quanto riportato dagli account ufficiali della trasmissione Mediaset, oggi i telespettatori assisteranno alla scelta della Nasti. In studio, però, prima la conduttrice ha mandato in onda un sunto di quello che è accaduto in villa durante il weekend. Ma andiamo a vedere cosa è successo e chi ha preferito la giovane napoletana. Uomini e donne news, il fine settimana in villa. La diretta è iniziata con una clip che annunciava la presenza in studio di una coppia che tra poche ore convolerà a nozze. Stiamo parlando dell'ex tronista Clarissa Marchese e il futuro marito Federico Petrucci. A quel punto Maria De Filippi ha mostrato il weekend di Angela, Luca e Alessio alla villa. Non sono mancate le frecciatine velenose tra i due corteggiatori mentre quest'ultimi visionavano i filmati che li ritraevano in compagnia della tronista. Quindi Queen Mary ha chiamato in studio i due ragazzi vestiti in modo elegante. Il modello alla villa si è arrabbiato perché ha visto Angela ed Alessio che amoreggiavano nella spa, addirittura lo spasimante ha chiesto alla regia di staccare le telecamere. Cosa sarà successo? Al prossimo video, però, tra la Nasti e Daffri c'è stato un riavvicinamento che non è piaciuto per niente al rivale. Alla prossima clip Luca è andato via e solo in studio ha scoperto cosa è successo realmente tra la napoletana e il romano. Non sono mancati i momenti di commozione. Uomini e donne, la scelta di Angela Nasti. Maria De Filippi ha fatto uscire i due corteggiatori per la scelta. Finalmente sono arrivate le sedie rosse e Angela Nasti si è accomodata in una di esse. Il primo ad entrare è stato Luca Daffré. Dopo un lungo discorso da parte della tronista, quest'ultima ha annunciato che la sua scelta non è lui. A quel punto è entrato Alessio Campoli. La Nasti ha stretto le sue mani e gli ha riferito di aver scelto lui. Ovviamente il diretto interessato le ha detto di sì e sono scesi i petali rossi sotto un bacio appassionato.